hanno spesso chiesto come mai ho potuto conoscere e incontrare Lucio Piccolo, dato che io non sono un grande viaggiatore e il poeta lo è ancora meno. È andata così che nel 1954 Piccolo mi mandò un libricino, 9 liriche. Non so se in quell'occasione scrissi a Piccolo, ma a qualcuno credo di averne parlato, tanto che il Giuseppe Ravegnani, che aveva organizzato a San Pellegrino un incontro in cui i poeti anziani dovevano presentare poeti giovani, mi chiese di fare anch'io una presentazione. Io gli dissi che avrei presentato Lucio Piccolo, un giovanissimo poeta. Il Piccolo dovesse essere informato di questa mia scelta, perché venne poi a trovarmi qualche settimana dopo. E conobbi così, con stupore, l'autore di quelli che sarebbero poi stati i canti barocchi, che furono stampati insieme alle nuove poesie. E con mia sorpresa vidi che il giovanissimo poeta aveva appena 7 anni meno di me. Era venuto a Milano accompagnato da Lampedusa, da un servo muto, silenzioso. Poi avevano portato con sé molta roba, perfino i lenzuoli. Furono delle apparizioni strane che impressionarono tutti. Lampedusa non aveva ancora scritto Il Gattopardo, e Piccolo era l'autore soltanto di 9 poesie. Purtroppo non sono stato mai a capo di Orlando. So che egli vive insieme a dei cari fantasmi familiari in una vita assolutamente raccolta, direi quasi solitaria. È un uomo coltissimo, di una cultura quasi vertiginosa, che non gli ha impedito di scrivere cose originali. Piccolo da allora non l'ho più riveduto. Sono passati 13 anni e ormai è cristallizzato il mio ricordo della mia memoria. Lui e Lampedusa, questi due scrittori così importanti nella letteratura del nostro tempo e che sono venuti alla luce, diciamo così, senza aver mai appartenuto al cosiddetto ambiente letterario. E la poesia di Piccolo, in cui tutti i temi folclorici sono strumentati, armonizzati superbamente, come tanto che mi fanno ricordare alla musica di Bartok, e la sua presenza nella moderna lirica è sempre più forte e sempre più viva. In questa casa, isolata sull'orlo di un promontorio della costa siciliana, vive Lucio Piccolo. Da 500 anni la sua famiglia possiede queste terre. Il sole, il vento di mare, il tempo sono i responsabili della decadenza e della mostruosa crescita della vegetazione. Mobile universo di folate, di raggi, d'ore senza colore, di perenni transiti, di sfarzo di nubi. Un attimo ed ecco mutate, splendon le forme, ondeggian millenni, e l'arco della porta bassa e il gradino liso di troppi inverni favola sono nell'improvviso raggiare del sole di marzo. Per me veramente la poesia, l'attività è memoria, noi viviamo di memoria. Il resto, gli intelligentissimi greci non avevano stabilito che la madre delle muse era la memoria, memosine, vero? Memoria che ad un mezzo occultista come sono io può avere anche dei sensi, può essere anche la memoria ancestrale. Che presero una forma della immaginazione delle varie civiltà. Nel 700 diventarono le fate di Perrol, al tempo dei greci erano le ninfe, gli egipani, i satiri, eccetera. Oggi non lo so che cosa sono. In realtà Lucio Piccolo non è mai del tutto solo. Lo accompagnano silenziose figure di famigli, campieri, contadini. Da secoli vivono su queste terre. Qua c'è qualche cosa di intermediario che si chiama il campieri, che è un soprastante questo. Ne abbiamo al CICE, che stanno nell'interno, sono quelli che reggono il comune di Ficarra, il comune di Sinagra, abbiamo delle terre. Giorni erano quelli. E poco bastava perché fiorisse il racconto, la favola, e il labbro era pronto, l'orecchio era attento fra i volti sospesi, la parola era spiga al vento, spessa di grani che sparge l'aria, alla città perplessa, al borgo sonnolento, ai casolari lontani. Montale definisce la sua ispirazione complessa e preziosa.
Ezra Pound ha posto in risalto la magnificenza dei suoi canti barocchi. Sulle mensole accanto ai messali gravati di cuoio gli antifonari hanno stuoli di rondini su occasi affocati. Schiuderanno i voli alle tortore del canto negli albi cieli pasquali. Non muove l'anno su cardini di firmamento, né per vie di pianeti, ma lo volge dolce e lento cerchio di melodie. Ma dove spirano raggiere ed ombre muschiate all'interne gallerie, alle grate delle tribune, ove vanto di forme gonfia ringhiere, tralci, campanule soffie addorate, s'affollano spicchi di volti fra garze, consunti profili di lume. I piccolo appartengono a ficare a questo paese da molti secoli. La loro famiglia originaria era veramente di Ficar. E questa chiesa ricorda veramente diverse cose dei piccolo. Questa cappella, qua c'è un'iscrizione, infatti le dice Francesco e Vincenza Piccolo. Al 1592, il 22 dicembre, mentre un sacerdote celebrava la messa, questa statua, questa bellissima statua che si dice sia dei Gaggini oppure del Vanelli, comunque della famiglia del Gaggini sicuro, ha sudato sangue e ha relazione con i piccoli in questo senso, in quanto che allora c'era vicario di Ficarra uno dei fratelli piccolo di allora, e uno dei fratelli piccolo chiamato Cola Piccolo scrisse una lettera a Palermo raccontando questo fatto. È riportato nella storia del gesuita padre Alberti. Montale ha detto che Piccolo vive isolato con cari fantasmi di famiglia. Tra realtà ed affettuoso gioco, il poeta descrive, come personaggio di pura invenzione, persino il fratello maggiore, il barone Casimiro Piccolo di Calanovella. Il barone Casimiro, come lei ha visto, è intento all'eleganza, alla sua silhouette, alla sua sagoma, è frivolo, è un vanesio, ecco. Di giorno dorme, si alza molto tardi, non dorme la notte, lavora di notte. Le fotografie, l'evocazione degli spiriti, tutto questo è notturno. Come? Degli spiriti. Io ho letto in una rivista americana, Atlantic, che questo signore passa le sue notti in esperimenti di necromanzia, che non è vero, non è proprio il mago, con il mio fratello, che non è proprio il mago con il cappello a punta, anzi lui pretende una scientificità, vorrebbe portare su tutto questo uno spirito di indagine scientifica, è della tendenza della società di ricerche psichiche di Londra. Sicché le fate di maghi sarebbero delle realtà anche per adulti? No, ma se sono state viste e sentite molte cose. Cioè? Molte cose. Un mio cane morto da 9 anni, io l'ho visto 3 volte. Ma visto bene, completamente materializzato, 2 volte. Una volta trasparente, ma l'ho visto pure. Poi a venire a battere alle porte, a bussare, a abbaiare di notte, abbaiare da fare spavento nella stanza all'angolo della mamma, sicuri che lo sentiva lo chauffeur da sotto. E poi moltissima. Poi una governante tedesca che avevamo vedeva qui nella sala, a me è venuto a trovarmi un signore di notte. Ed era un mago? Sì, di notte verso le 2, io lo sveglio ancora a letto, è venuto, è stato un istante e poi è scomparso. Moltissime cose, poi colpi, rumori, picchi, una cosa impressionantissima, veramente. Il giorno, la notte che Lucio fu presentato da Montale a San Pellegrino, io mi stavo pettinando, mi rivolse alla mamma, spessissimo le parlo. Mamma morta? Mamma mia, sì, si mammuzza, hai visto che bella soddisfazione che ha Lucio, certamente. Tu lo saprai, ne sei sicura, l'hai visto, l'hai seguito, forse eri là. Ping! Un colpo nella tavola da disegno vicino a me. Io ero così, qua c'era un tavolino con una grande tavola da disegno. Ma un colpo formidabile. E immediatamente appena formulata l'idea. Si sente anacronistico. Come, scusi? No? Si sente anacronistico. Mi sento anacronistico io? Sì. Sì e no. Quando mi trovo a un immediato, diretto contatto proprio con le forme più crude della modernità, sì, mi sento anacronistico, ma poi no. Poi del resto mi ci abituo facilmente e mi sento contemporaneo, senz'altro. Poi sa, la realtà della poesia è una realtà interna, perciò attraverso la quale noi andiamo in tutte le epoche.
Difatti pensavo, la sua poesia è spesso una fuga nel tempo. In senso fisico, ha mai desiderato di fuggire, lasciare questa casa, la Sicilia? No, no, questo senso lo sa, soprattutto vorrei insistere su questo, non provo affatto qui il senso della solitudine, perché la stessa casa che sembrerebbe sopra una collina solitaria invece è invece un luogo di paesaggi, di ingressi di paesaggi, e soprattutto anche devo dire qualche altra cosa, e mi aiutano molto per questi miei viaggetti nel tempo tutti questi oggetti qui, veda, ognuno può evocare un'epoca, può evocare. Qui per esempio siamo in pieno romanzero morisco, io che ho una così intensa simpatia per la poesia spagnola, questi sono gli sparomoreschi, ma è anche possibile che siano stati fatti in Sicilia senz'altro, è la Palermo un po' dei canti barocchi, un po' anteriore. Qui c'ho degli album con delle lettere proprio di quell'epoca, ce n'è una della regina Maria Carolina e un antenato, e poi ce ne sono anche delle altre di personaggi. Poi si arriva giù fino a D'Annunzio, alla Duse, a Carducci. Caserta, 29 giugno 1803. Barone Piccolo, ricevo le vostre raccomandazioni. Io ne parlerò al re e procurerò che egli, l'uomo dei, sia accontentato nella grazia che impetra. Intanto, sensibile per la parte che vi avete preso, per cui ve ne ringrazio, sono con stima vostra buona padrona, Carolina Regina. E questa? È Pascarella. Si va dalla regina Maria Carolina a Pascarella. Questo è un album che mi è particolarmente caro, perché è pieno di francobolli. Francobolli, vede, ci sono delle grazie. Ce ne sono purtroppo tre soltanto del nostro caro Ferdinando II, il quale teneva enormemente la sua effigie sulle buste. Questo chi è? Questo è mio nonno, mio nonno materno. Dicono che rassomigliasse un po' a me. Lucio Mastro Giovanni. Giovanni Tasca Lanza, secondo conte d'Almerita. Quest'altro è il suocero, Alessandro Filangeri, principe di Cutore. Quell'epoca avevano fascino, sai? Prendevano, sapevano prendere. Poi non valevano niente, in fondo. Io sono meglio di loro. Non è immodestia nel dire che io sono meglio di loro. Soltanto che purtroppo loro avevano denari, io no, questa è la tragedia. Devo dirle un'altra cosa sull'ambiente che forse le interesserà. Certe volte è un ambiente differente, ma che attraverso qualche oggetto speciale richiama un altro ambiente, al solito un simbolo, una realtà che diventa simbolo. Potrebbe scrivere in un ambiente diverso da questo? Oh, sì, ovunque. Potrebbe scrivere in un laboratorio atomico? Ma credo di sì, senz'altro. E rimarrebbe fedele ai temi dei canti barocchi? I canti barocchi veri e propri no, ma comunque qualche cosa che avesse una vaga attinenza, in cui il laboratorio atomico servisse da stimolante, insomma me la prenderei con quel punto di congiunzione dello spazio e del tempo che pare che ci sia. Sono cose estremamente difficili. Qua siamo in un luogo classico, c'è Eolo, siamo sempre sotto le minacce di Eolo. Lei ha una poesia, Scirocco. Uno dei quattro canti barocchi. E sovra i monti, lontano, sugli orizzonti, è lunga striscia color zafferano. Avanza la torma moresca dei venti. D'assalto prende le porte grandi, gli osservatori sui tetti di smalto, batte alle facciate da mezzogiorno. Agita cortine scarlatte, pennoni sanguigni, aquiloni. Schiarite apre azzurre, cupole, forme sognate, i pergolati scuote, le tegole vive ove acqua di sorgive posa in orci iridati, di virgulti fa sterpi, in tromba cangia androni, piomba sulle crescenze incerte dei giardini, ghermisce le foglie deserte e i gelsomini puerili. Poi vien più mite, batte tamburini, fiocchi, nastri. Ma quando ad occidente chiude l'ale d'incendio il selvaggio pontificale e l'ultima gora rossa si sfalda, d'ogni lato sale la notte calda in agguato. Lei ha pubblicato tre sole raccolte di liriche, Gioco a nascondere, Canti barocchi, Plumelia. A che cosa attribuisce il fatto che i critici l'abbiano definita una delle più singolari figure della letteratura contemporanea?
Probabilmente al fatto che sono un isolato. I quali isolati provocano generalmente curiosità. Tanto si figuri che mi hanno chiamato il poeta degli spiriti, il poeta delle ombre, il poeta dei morti, non so quante altre cose. Infatti, benché definito un poeta del nostro tempo, lei è assai lontano dagli sperimentatori di nuove forme espressive. Ah, questo sì, perché questi quali saranno, anzi sono spesso dei giovani molto colti, molto intelligenti, ma io non sono arrivato a loro, la colpa è mia, sono troppo nuovi per me. Io devo essere quello che sono, non posso essere insincero. Ciò che accade oggi alla letteratura in Italia e fuori, in che misura la interessa? Per oggi io intendo quei grandi scrittori che ci hanno tanto influenzato, un Joyce, un Pound, un Musil per esempio, che anche nel suo romanzo nel giovane Turles ha degli spunti di una poesia così intensa. Cioè praticamente il lavoro che si fa sulle tracce dei grandi contemporanei. Dei grandi contemporanei, il lavoro che avviene nella nostra coscienza è influenzata ancora, in cui sono vicini e vivi questi fermenti. Lei potrebbe scrivere un romanzo? No, guardi, decisamente no, almeno fino ad oggi. Poi possono avvenire anche dei miracoli o dei prodigi, se meglio piace. Poniamo il caso che lei si metta a scrivere un romanzo. Sarebbe ancora un'opera sul filo della memoria? Oh, certamente. Farei altro che rinchiudermi sempre di più nel cerchio della memoria. Naturalmente non un altro Gattopardo. No. No, per quel tempo non ho molta memoria. Matematico, astronomo, grecista, musicofilo raffinato, nei suoi cassetti si accumulano opere segrete che forse non vedranno mai la luce. Le sue radici letterarie, i suoi miti, le sue ispirazioni. Difficile collocare Piccolo nell'ambito ristretto di una definizione. Tante battaglie del nostro tempo sembrano l'abbiano nemmeno sfiorato. Dietro il suo linguaggio, difficile e nitido ad un tempo, affiorano nomi come Hopkins, il senso del metafisico, Dylan Thomas, l'adesione al respiro delle cose, Yeats, il gusto dell'esoterico, Guillain, il gusto dell'immagine gonfia e ridondante, Wittgenstein, la filosofia. Sono gli strumenti modernissimi di cui Lucio Piccolo si è servito per viaggiare nei territori prediletti della sua ispirazione. Un ponte verso quella Sicilia epica, remota, leggendaria, tra le cui rovine il poeta si aggira con l'entusiasmo di un pioniere più che col distacco contemplativo dell'archeologo. Quando comincia, quando finisce il gioco non sappiamo, forse era giorno, ma solo che dentro o fuori è poco diverso. Il cerchio si chiude. Nel gioco a nascondere la fiaba dissolve. In equilibrio fra due epoche rimane il rigoroso sentimento del poeta, uomo moderno volto a cogliere il supremo perché delle cose. La fisica o la scienza moderna parla di mondi paralleli, di materie capovolte, non so quante altre cose che la mia ignoranza mi impedisce di citare con precisione, ma è proprio questo, il senso di qualche cosa di altro, il senso, si potrebbe anche dire il senso del trascendente, se questo termine troppo filosofico non potesse condurre in facili equivoci. Tutta l'opera di Yeats è permeata dal senso del sovrannaturale. Capisco che lì è questione pure di razza, perché in Irlanda sono molte le leggende, le vivono veramente, quelle che ora si chiamano leggende, ma che sono poi per me sono delle realtà, perché io l'ho provato molto sin da ragazzo, questo ero molto vicino, insomma mi interessavo molto della parte crepuscolare della psiche, come poi è stato detto da qualcuno, Celtic Twilight. Io non avevo il tramonto celtico, ma avevo il tramonto siciliano. Devo dire che insistevo sopra una Sicilia molto attaccata alle tradizioni e alle tradizioni esoteriche, tutto questo mondo. Lampedusa sempre scherzosamente mi rimproverava, mi diceva sei incorreggibile, sei immerso nelle basse superstizioni dei tuoi maestri, sono le vecchie donne a due mito che sono i vecchi pastori. Comunque questa mia predilezione per l'oscurità, per la penombra, non è, come potrebbe sembrare, un atteggiamento esteriore, risponde ad una esigenza interna.
comune a noi siciliani, credo, quasi a contrasto della troppa luce che ci circonda, rifugiarci nell'oscurità di noi stessi, ritrovare quanto abbiamo perduto, esorcizzare il tempo, la morte. Credo che la parte migliore del gioco a nascondere sia quando è venuta l'oscurità e la casa si è interiorizzata, è diventata ombra, spazio in cui andiamo errando e ritrovando figure care, personalità che ci sono state vicine. Forse solo una maschera. Bisnonne impensate da scale d'anni scendono senza passi ora, fruscii. Parlottare fatuo nell'aria, certo non saranno che fole, ma è vero che per tre volte t'hanno soffiato sul lume al passare. Oggi parleremo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e del suo romanzo Il gatto pardo. Giuseppe, duca di Palma di Montechiaro e principe di Lampedusa, nasce a Palermo nel 1896. Era molto legato alla madre, donna dalla forte personalità che ebbe grande influenza sullo scrittore. I rapporti con il padre invece furono freddi. Nella sua grande casa di Palermo imparò a leggere e scrivere, sia in italiano, grazie ad una maestra, sia in francese, grazie agli insegnamenti della madre. Nel 1911 si iscrisse al liceo classico, che frequentò prima a Roma e poi a Palermo. Nel 1915 si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza a Roma, ma non si laureò mai. Partecipò alle due guerre mondiali. Nella disfatta di Caporetto venne fatto prigioniero dagli austriaci, ma riuscì a fuggire tornando a piedi in Italia. Nel 1925 abbandonò l'esercito e si ritirò nella sua casa in Sicilia, allontanandosi solo per dei viaggi culturali. Nel 1932 sposò a Riga Alessandra Wolf, studiosa di psicanalisi e di nobile famiglia. Nel 1953 iniziò a frequentare un gruppo di giovani intellettuali. Si legò molto a Gioacchino Lanza, tanto da adottarlo. Di grande importanza fu la sua partecipazione al convegno letterario di San Pellegrino del 1954. Qui Giuseppe conobbe Montale e Bassani. Fu proprio nei giorni di quel convegno che egli ebbe l'idea di scrivere il suo unico famoso romanzo, Il gatto pardo, pubblicato dopo la sua morte, nel 1958. Tra le altre opere ricordiamo i racconti, le lezioni su Stendhal e invito alle lettere francesi del Cinquecento. Giuseppe Tomasi di Lampedusa morì a Roma nel 1957.